Ciao, grande, grazie tutto, possiamo scambiare qualche battuta? Certo, prego. Prego. Allora, come sta andando la campagna elettorale secondo te? Secondo me ce la giochiamo, quindi se no va benissimo, pure darmi del tu. Servono gli ultimi giorni di sforzo, io dico ai cittadini abruzzesi che l'unico modo per tirar su una regione è comunque mettere gente nuova. Da una parte c'è il centrodestra che ha candidato solo personaggi di Forza Italia, dall'altra parte il centrosinistra che sempre ha immagini e somiglianze di D'Alfonso, per cui vogliamo un'opportunità. Soltanto noi possiamo cacciar via certi dirigenti nel settore sanitario, soltanto noi possiamo tagliare dei costi della politica qui in Abruzzo, eliminare del tutto tutti i vitalizi, tutte le doppie indennità di carica, soltanto noi possiamo spingere affinché delle infrastrutture si possano fare, per infrastrutture che servono ai cittadini. Poi se devi prendere un treno da Pescara a Roma ci puoi mettere pure sei ore fondamentalmente. Quali sono le priorità per l'Abruzzo? Turismo e infrastruttura. Turismo e infrastruttura. Sì, che poi sono legatissime, certo. Pensate, io sono andato all'estero a studiare tante cose. Cioè, chiunque vada in California, che va a San Francisco, poi si fa i parchi. Perché le persone che vanno a visitare Roma non hanno la possibilità di prendere un mezzo e visitare i parchi nazionali abruzzesi? Sono tra i parchi forse più belli d'Europa, i parchi nazionali abruzzesi. E riguardo la SNAM, riuscite a mettervi d'accordo con la Lega poi? Io non parlo di questioni che non ho affrontato, quindi questa questione non l'ho affrontata, chiedete appena tanto Sara Marcozzi è sempre in giro, quindi chiedete a lei. Parliamo un attimo del livello nazionale, c'è un momento di frizione, tensione tra 5 Stelle e Lega? No. C'è stato uno scambio di battute anche abbastanza... Io ieri sono stato un po' duro. Appunto, con questo alleato Salvini. No, ma va bene, comunque si stanno facendo un sacco di cose importanti. Ecco, non si poteva riproporre anche in Abruzzo l'alleanza 5 Stelle e Lega? Visto che è il governo il cambiamento, allora il cambiamento c'è a livello nazionale, però non si può proporre in Abruzzo. Vanno senza, insomma, stanno con Berlusconi, in questa realtà noi andiamo da soli, sai, il governo nazionale è diverso. Ci spiega una cosa riguardo gli immigrati, tutti quelli che adesso hanno la protezione umanitaria, cosa dovranno fare? Nel senso, lei sa dirci qualcosa in più? In merito a cosa? Al decreto sicurezza? Decreto Salvini e quindi le persone che hanno acquisito la... Io sull'immigrazione... Io sull'immigrazione ho deciso di parlare esclusivamente delle cause, cioè è la mia decisione, dato io rispondo sempre a tutti, però fondamentalmente oggi sono un libero cittadino, non ho incarichi istituzionali, quindi posso decidere se rispondere o meno, non sento nessun obbligo, e ho deciso di concentrarmi soltanto sulle cause, altrimenti non se ne viene fuori. Perché non anche ce noi l'ho abbiamo tante persone. Si figuratevi, ma non ce l'ho con voi, però... Non so se vi ricordate quel film Intoccabili. Ve lo ricordate? C'è a un certo punto Sean Connery che dice a Kevin Costner: ma tu vuoi veramente, cioè, vuoi veramente colpire Capone? Sappiamo dove sono. Bene, andiamo. Allora io dico: vogliamo veramente dedicarci al tema dell'immigrazione? Oppure vogliamo concentrarci giorni e giorni sulla Sea-Watch e tra 3 mesi dimenticheremo tutta questa vicenda? Se vogliamo veramente concentrarci, veramente affrontare l'immigrazione, bisogna andare a chiedere all'Eliseo. Che cosa dirà oggi agli attivisti sul monetario? Li ascolterò, perché mi sono mancati un sacco, e il Movimento 5 Stelle sono gli attivisti, perché sono loro che hanno difeso tutte le nostre scelte, hanno condiviso tematiche, cioè senza gli attivisti il Movimento 5 Stelle non sarebbe mai andato al governo del paese, per cui ho deciso di girare un po' tutta l'Italia, tempo permettendo, famiglia permettendo, e incontrarli, perché mi sono mancato, mi sono proprio mancati di leadership, possiamo dire così. No, io ripartirò dopo l'europeo, non mi candido, ho preso un'altra strada. No, ho preso un'altra strada per la mia vita. Però gli attivisti sono le persone che mi sono mancati, sono gli attivisti, non certo il Parlamento. Ok, grazie. Buona serata. A voi tanti auguri. Accendiamo delle luci, io ho bisogno soltanto di una birra, una sola come Juncker, e poi...